Ronchi, figura baricentrica degli Stati Generali. Siamo al terzo anno, si sono conclusi. Vorrei sapere, Edo, quali sono poi i risultati che ritieni che si siano registrati in questo terzo anno? Il primo anno abbiamo puntato a introdurre nella comunicazione in Italia il tema della green economy. Prima degli Stati Generali il tema era pochissimo presente, dopo gli Stati Generali abbiamo avuto un boom dell'utilizzo del termine green economy nella rete e sui media, è stato proprio misurato. Nel secondo anno abbiamo posto il tema del Green New Deal, cioè dell'utilizzo del driver ambientale come possibilità di sviluppo, perché per superare questo pregiudizio che vede nell'ambiente esclusivamente una limitazione, uno sviluppo in grado di affrontare i punti deboli della lunga recessione, anche allora era internazionale, adesso è soprattutto concentrata in alcuni paesi fra i quali l'Italia. Quest'anno l'obiettivo è l'emersione della qualità e quantità delle imprese green italiane, tema assolutamente sottovalutato. Il 25% delle imprese italiane produce beni e servizi ambientali, un 7% è intenzionata a produrli nei prossimi 2 anni, e poi segnalare alcune problematiche, alcune eccellenze. In particolare, ovviamente, abbiamo ripreso anche il tema delle rinnovabili, su cui abbiamo subito una forte battuta d'arresto nel 2014, perché fino all'anno scorso si teneva ancora, e abbiamo posto in rilievo un dato: con tutti i limiti che ha il nuovo pacchetto europeo per il clima e l'energia, 40-27-27, il 27% in Italia vuol dire passare da 16 megatep primarie a 34 megatep, cioè serve più che un raddoppio delle rinnovabili per rispettare quello stesso obiettivo europeo. Col quadro normativo attuale non ci si arriva neanche con un miracolo, quindi bisogna ripensare al sistema e tornare a una qualche forma di agevolazione procedurale e anche di incentivazione, magari fiscale. Grazie.